Ricordiamo assieme il magistrato Paolo Borsellino. 26 anni dopo, Palermo si è ritrovata ancora una volta in via D'Amelio per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Sul palco allestito davanti all'albero che ricorda la strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 sono saliti in tanti per testimoniare il proprio ricordo e la propria gratitudine verso chi ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia, ma soprattutto per chiedere ancora una volta che sia fatta piena luce su una delle pagine più oscure della storia repubblicana. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. C'è ancora una verità da scoprire e lo Stato è impegnato e deve impegnarsi ancora di più per scoprire la verità, perché è un diritto che hanno i familiari delle vittime della strage di via D'Amelio, è un diritto che ha il popolo italiano. Non un popolo, se vuole pretendere un futuro di legalità, deve poter conoscere le verità che stanno nel passato, e c'è una parte importante e lunga della storia di questo paese in cui le ombre sono davvero tante, e abbiamo il dovere di illuminare quella fase storica, quantomeno per capire cosa è successo veramente. Accorato anche il discorso di Salvatore Borsellino, che parlando dal palco, mostrando un'agenda rossa simile a quella sulla quale suo fratello annotava i suoi appunti e misteriosamente sparita subito dopo l'attentato, ha fatto un esplicito riferimento alla trattativa Stato-mafia. Per anni, per la trattativa che io ritengo essere stata la causa principale della morte di mio fratello, viene chiamata presunta, viene chiamata ipotetica, viene chiamata come una sceneggiatura costruita da qualcuno. Mio fratello è stato ucciso per quella trattativa, mio fratello è stato sacrificato sull'altare di questa trattativa. Mio fratello è come un soldato che è andato in guerra a combattere un nemico, il nemico era la mafia, quello era il nemico che Paolo è andato in guerra per combatterlo. Ma se mio fratello fosse stato ucciso dal nemico, io non sarei qui oggi, non ci sarebbe una via D'Amelio, non ci sarebbe nulla. Alle 16:58 orario della strage è stato celebrato un minuto di silenzio, interrotto soltanto dallo scandire dei nomi delle vittime dell'attentato e dalle note suonate da un giovane trombettiere.